l'ha molestata, l'ha toccata e ha avuto rapporti sessuali con lei. Tefta Malaj, parlando del marito, ha raccontato che l'uomo, la notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio, a Torre Maggiore, in provincia di Foggia, ha accoltellato la loro figlia Jessica e un vicino di casa. La ragazza di 16 anni ha protetto sua madre salvandole la vita. L'assassino, che poi ha confessato, si chiama Taulant Malaj, ha 45 anni ed è nato in Albania, così come sua moglie. L'uomo, in preda ad un'ira cieca, ha aspettato sotto casa il barista Massimo De Santis. Era convinto che avesse una relazione con sua moglie. Quando l'uomo è arrivato, l'assassino lo ha pugnalato decine di volte e lo ha lasciato morto nell'atrio dell'edificio. Poi è tornato nel suo appartamento e ha aggredito la moglie con lo stesso coltello. La donna se l'è cavata solo perché in suo aiuto è corsa sua figlia Jessica, che si è messa tra la madre e il padre, venendo colpita da una mezza dozzina di colpi. La ragazza è morta poco dopo. L'assassino ha filmato la strage con il suo cellulare. Tefta è scappata, mentre l'altro figlio, di 5 anni, è riuscito ad evitare l'ira del padre nascondendosi dietro al divano. L'uomo voleva ammazzare anche lui. La madre ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati e hanno fermato l'assassino mentre girava per strada. Tefta è stata portata in ospedale. Non è più in pericolo di vita. Da lì ha parlato a una televisione albanese, raccontando particolari agghiaccianti che rendono questa storia persino peggiore. La donna ha detto che il marito avrebbe più volte abusato sessualmente della figlia. Mio marito era un mostro. Ha abusato di Jessica. Lei non gli parlava più da 2 anni. Non solo le ha rovinato la vita, ma l'ha perfino uccisa. La donna ha spiegato di non aver denunciato gli abusi per paura di ripercussioni e per la cattiva reputazione che avrebbe colpito la famiglia. Tefta Malaj, poi, ricorda la tremenda notte dell'aggressione. È stata una notte che non dimenticherà mai, ha raccontato. Mio marito aveva pianificato tutto. Stavamo dormendo a quell'ora. Lui quella notte non lavorava, quindi era di riposo a casa. Non ho sentito quando usciva, l'ho solo visto rientrare. Aveva in mano un coltello. Ha preso il nostro bambino, che stava dormendo in un lettino nella stanza matrimoniale, lo voleva ammazzare. Io mi sono lanciata per salvarlo. A quel punto lui mi ha sferrato diversi colpi con il coltello, non mi ricordo quanti fossero. Mi dava anche dei calci. Mia figlia è stata svegliata dai rumori e si è alzata. Lui non l'ha mai voluta. Il movente della strage è la gelosia. Taulant Malaj era convinto che sua moglie lo tradisse. Negli ultimi giorni Tefta ha ricevuto la visita di suo figlio, che per miracolo è scampato alla pazzia del padre. Il bambino al momento è stato affidato agli zii. I suoi occhi rivedono ancora l'orrore che ha vissuto. Il piccolo ha visto tutto. Era sveglio mentre suo padre uccideva sua sorella e feriva sua madre. C'è anche un video di una telecamera che Tefta aveva nascosto in casa, in preda alla disperazione per le violenze e le minacce. Gli inquirenti hanno analizzato sia questo filmato che quello registrato con il cellulare dall'assassino. Nel video si sente l'uomo sussurrare: «Li ho macellati e non ho ancora finito. Ho tagliato lui. Li ho ammazzati tutti e tre, anche mia figlia. Vedete, qui». Di fronte al peso schiacciante delle prove, Taulant ha potuto solo che confermare le sue responsabilità durante l'interrogatorio. Per il giudice che ha convalidato il fermo, l'uomo non ha mostrato rimorso e ha agito ispirato dalla gelosia morbosa e ossessiva verso la moglie. È scritto nell'ordinanza. Ha agito con l'intenzione di cagionare la morte non solo di Massimo De Santis, ma anche della moglie e della figlia. L'uomo, dalla prigione, ha rilasciato parole di pietà solo per la figlia. Si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma questo non alleggerisce dalle sue terribili responsabilità.